scultore, architetto, pittore e disegnatore, Gian Lorenzo Bernini è forse l'artista supremo del barocco. Anche il padre, Pietro, fu uno scultore apprezzato tra Roma e Napoli, anche se la sua fama non è lontanamente paragonabile a quella raggiunta dal figlio. Gian Lorenzo deve al padre non solo la sua precoce formazione nel campo della scultura in marmo, ma anche il favore di potenti mecenati romani come i Borghese e i Barberini, mecenati che lo sosterranno all'inizio della carriera. Enea, Anchise e Ascanio, il ratto di Proserpina, David, Apollo e Dafne, tutte sculture realizzate per il cardinale Scipione Borghese, rappresentano una frattura con l'arte precedente, mostrando un virtuosismo mai visto prima nella capacità di far sembrare la fredda pietra come fosse carne viva. Dopo l'elezione di Maffeo Barberini come Papa Urbano VIII, Bernini divenne l'artista principale alla corte papale a Roma, fu nominato architetto di San Pietro, per il quale realizzò tra i molti capolavori il grande baldacchino in bronzo sopra l'altare maggiore. Dopo la morte di Urbano VIII, in parte a causa di un suo errore nella costruzione della torre campanaria di San Pietro, che venne poi demolita, Bernini perse la posizione dominante occupata fino a quel momento. Gli subentrò il rivale Algardi, preferito dal nuovo Papa Innocenzo X. Il porticato della piazza antistante a San Pietro è il punto più alto raggiunto da Bernini come architetto, un progetto di massima solennità e grandiosità, espressione dell'immensa autorità della Chiesa. Lo stesso Bernini paragonò il colonnato a braccia materne che si tendono ad abbracciare i fedeli affinché rafforzino la propria fede. Bernini fu molto attivo anche nella vecchiaia, infatti era nota a tutti la sua grande energia, aspetto del suo temperamento fiero e impetuoso. Continuò a realizzare fino alla fine sia sculture che interventi architettonici, realizzando opere intensamente spirituali, espressione della sua ardente fede. Bernini era anche un uomo brillante in arguzia, un caricaturista e, per piacere personale, un pittore di grande qualità, tanto che alcuni dei suoi dipinti giunti fino a noi sono stati a volte attribuiti a Velázquez e il suo ritratto di Poussin fu per molto tempo ritenuto un autoritratto dell'artista francese. Gian Lorenzo inoltre nutrì un profondo interesse per il teatro. Non abbiamo molto materiale dell'artista che testimoni la sua attività in questo campo, ma testimonianze scritte ci raccontano che fu abile nel realizzare marchingegni, scene, statue e persino musiche e testi per il teatro. L'opera di Bernini ebbe grande influenza sulla scultura in Italia, ma anche in altri paesi europei. Nella seconda metà del XX secolo la sua reputazione risalì ai livelli altissimi di cui godé in vita e tornò a essere considerato il più grande scultore dopo Michelangelo e uno dei giganti dell'architettura barocca. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!